Ciao a tutti, oggi vediamo come realizzare questo cuoricino semplice semplice. Io l'ho pensato come portachiavi, ma può essere utile anche per completare ed abbellire un amigurumi. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro ho utilizzato un uncinetto da 2 mm. Naturalmente, se volete che il vostro cuore venga più grande, basterà utilizzare un filo più grande e un uncinetto più grande. Quindi inizio facendo un cappietto. E vado ad avviare 8 catenelle. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 2 faccio una catenella, entro nel secondo punto, inizio con 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e concludo con un aumento, quindi entro nel punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Questo è un aumento. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una e due, e concludo con 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dalla riga 4 alla riga 5, quindi per 2 righe, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse. Nella riga 6 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e concludo con una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo. Entro nel punto successivo, prendo il filo. Ora ho 3 asole sull'uncinetto. Chiudo tutte e 3 le asole insieme. Questa è una riduzione. Nella riga 7 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione e concludo con 7 maglie basse. Nella riga 8 e nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Quindi ripeto una catenella e 6 maglie basse per 2 righe. Nella riga 10 faccio una catenella, giro il lavoro. Entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, proseguo con 2 maglie basse, una e due, e concludo con una riduzione.
Nella riga 11 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare due riduzioni, quindi una, e due. Faccio una catenella di sicurezza, taglio, stringo e il cuore è pronto. Non vi preoccupate delle codine perché le andremo a nascondere all'interno insieme all'imbottitura. Io ne ho già fatto un altro, ora li vado a fissare insieme con dei marcatori. E vado ad unirli con un giro di maglie basse. Quindi faccio un cappietto. Entro nel primo punto del primo cuore ed esco nel primo punto del secondo cuore. Non importa qual è il primo punto, l'importante è che siano corrispondenti. Prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Proseguo così facendo una maglia bassa in ogni punto. Arrivata sulla punta vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto per creare il giro, quindi 1, entro di nuovo nello stesso punto, 2, entro ancora e 3, proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Arrivata qui mi fermo, nascondo le ultime codine e vado ad imbottire. Finisco il giro di maglie basse . Terminato il giro faccio una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza, taglio, stringo e vado a nascondere l'ultima codina all'interno del lavoro. Ora ci vado ad attaccare il gancetto del portachiavi e il cuore è terminato. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!